Aveva una leucemia piuttosto giovane, non aveva tanto piacere di essere curato, ma questo è già descritto in tutti i libri. Eh, ampiamente in tutti i libri. E Don Bensi eh, quando lui era in semicomatoso, chiese a un mio amico che si chiamava Vittorio Lampronti, che lavorava su a sua Careggi, eh, di andare con lui per capire cosa aveva Lorenzo, anche perché Vittorio era d'origine ebraica e la famiglia Milani, la discussione di oggi mi ha intrigato, ma io ho una posizione molto precisa ed è che ha voglia che Lorenzo era sacerdote, ha voglia, lo chiamo prete, lo chiamo sacerdote, lo chiamo priore, come vi pare, però se una cosa aveva era una fede che lui viveva, ha... Non dico dispetto, perché dispetto forse è una parola grossa, ma io la sua mamma l'ho conosciuta bene. Abbiamo continuato a discutere eh, poco perché non erano di molte parole i Milani, nessuno dei Milani era un parolaio. Mi... Lorenzo era bravo ad addestrare i ragazzi, oggi abbiamo sentito parlare di una gara di verbi, era sicuramente uno che il linguaggio ce l'aveva dentro. Però sicuramente nessun di loro, io credo, abbia mai eh, fatto a meno di guardare le persone per come sono. E se non gli piacevano, io credo si tirassero indietro, non, non andavano ad attaccare brighe a destra e a manca. Mm, e dicevo, allora Ben si chiamò Vittorio, che essendo medico doveva accertarne la morte e eh, Vittorio, che allora era giovane, io tra l'altro è, è un racconto che ho da questo mio amico Vittorio, ma eh, basta, credo però che anche nei diari di Don Benzi ci, ci sia descritto l'episodio. Allora lui va su, eh, guarda, dice, ma qui riflessi ce n'è pochi, in effetti eh, sta piuttosto male. E dice lui, stava lì, non capivo se era cosciente oppure no. E nel fargli i riflessi, si, un bottone della sua giacca si impiglia nel lenzuolo bianco che ricopre Lorenzo e Vittorio si alza, il lenzuolo va via e si vede che questo è circonciso. E allora... Vittorio dice io sono rimasta di peste perché lui con le poche forze che aveva mi ha ripreso il lenzuolo, se l'è messo sopra e ha detto ma stia un po' attento lampronti quando fa le cose. La persona che voglio presentarvi si chiama Fontani ed è dell'Associazione uh, Antimobbing della Scuola. Il Fontani può raccontarvi una storia abbastanza interessante, uh, una storia che purtroppo in molti tentano di tenere sottotono e che in qualche maniera invece avrebbe bisogno di essere un pochino più chiarita. Eh? Voi avete già sentito quelli del Forteto, ora sentite un'altra campana. Come dicevo poco prima, durante il nostro raduno, noi diamo voce a chi non la ha. Ed ecco per questa ragione che io do voce a Fontani. La do volentieri perché penso che sia una persona in buona fede. Vedete, io stesso considero possibile per me sbagliare, anche in buona fede. Però quando penso che una cosa sia giusta, la perseguo con tutte le mie energie. Fontani sta perseguendo la sua guerra, la sua battaglia, con grande energia e penso che lo faccia perché sente la giustezza della sua causa. La ringrazio molto della lusinghiera presentazione. Io sono un maestro di scuola elementare, titolo a cui tengo molto, non sono un dottore, non sono laureato, quando mi chiamano dottore dico guardi sono maestro, ma è un titolo più bello di dottore, ci tengo molto. Ho fatto questa professione e la svolgo da 30 anni perché avere a che fare specialmente con i bambini della fascia dai 5 agli 11 anni è una cosa estremamente gratificante. Eh, non è gratificante dal punto di vista economico, noi guadagniamo oggi 1.500 euro al mese dopo 30 anni di servizio. Ma è molto gratificante dal punto di vista degli affetti, della vita, dei valori, perché poi ti lasci indietro intere scolaresche e intere famiglie che ti saranno amici e grati per tutta la vita. Questo non è poco in una società come quella di oggi. Eh, essendo incappato per questioni personali in un contrasto con la scuola nel settembre 2004, da allora in poi ho passato e sto passando un'odissea terribile, brutta, perché ho scoperto che la scuola, e l'ho scoperto anche perché fondando il comitato di cui ha parlato l'amico, un comitato contro il mobbing, ho raccolto esperienze da tutta Italia, la scuola tenta sempre di più di impedire, di pensare, di impedire di esprimersi. E con l'autonomia in particolare, perché quando parliamo di scuola, amici, voi sapete benissimo, parliamo di quella istituzione che ha il primario compito di preparare i futuri cittadini. Non c'è futuro in un paese quando la scuola non c'è o la scuola non fa il proprio dovere. Quindi la scuola ha il primario compito di insegnare a pensare, a pensare in modo critico, a pensare in modo indipendente. E il quadro che io vi dipingerò, che vi assicuro è ben lungi dalla mia esperienza personale, cioè purtroppo è un quadro generalizzato, è di una scuola che sta sanzionando a raffica il diritto degli insegnanti di pensare, di criticare, tant'è che nel nostro contratto di lavoro i nostri sindacati, ahimè, hanno fatto scrivere una clausola, allegata al contratto di lavoro da 12 anni, che ci rende sanzionabili se in qualche modo lediamo con le nostre dichiarazioni l'immagine della scuola. Voi capite cosa comporta una clausola del genere? Qualunque insegnante può essere sanzionato, io lo sono stato, altri lo sono stati, perché si presenta a un congresso come questo ed espone in modo critico l'andamento della scuola. Siamo sanzionabili e licenziabili. Vi basti questo per capire a che cosa è ridotto il lavoro di un insegnante, ovviamente. Dal 1999 è scattata l'autonomia nella scuola. L'autonomia significa che... Quello che in tempo era il preside o il direttore didattico non è più un funzionario dello Stato, ma è un datore di lavoro, un manager. E questo ha comportato quella che noi con una parola definiamo una feudalizzazione del sistema scolastico. Le scuole sono diventate dei feudi, così come si diceva un tempo, si dice tuttora dell'università, dove c'è il barone che fa quello che vuole. In questi feudi spesso la vita è impossibile. Tant'è vero che recentemente la Fondazione Agnelli ha riscontrato un'impennata nel numero dei trasferimenti, alla quale non sapeva dare una spiegazione: trasferimenti dei docenti. Noi abbiamo fornito le informazioni che ha spiegato quel fenomeno. La feudalizzazione è così forte, gli abusi sono così forti nelle scuole, che docenti che abitano in un paese e hanno la scuola a 10 metri, 100 metri, 200 metri, vanno a 30 chilometri pur di trovare un feudo vivibile, diciamo noi. Puoi trovare una scuola dove c'è un dirigente illuminato che ti lascia pensare, che non ti controlla minuto per minuto, che non ti sanziona per ogni espressione non opportuna. E questo vi rende l'idea di cos'è la scuola. Nell'ultima settimana ho avuto tre spazi alla Rai per esporre questo. Nell'ultimo di questi è stata intervistata una docente di Messina ha vissuto un'esperienza tipica della scuola. Una dirigente scolastica rubava. Alcuni insegnanti hanno avuto il coraggio di eh, testimoniare ed è stata condannata per truffa. La dirigente però è rimasta al suo posto, il Ministero non si è costituito parte civile e potete immaginare cosa ha fatto a quei docenti che hanno testimoniato con lei in tribunale. Sanzioni a raffica, persecuzioni, mobbing e sono dovuti andare via loro. Mentre questa dirigente è sempre al suo posto. Questo è il quadro della scuola italiana, una specie di mandarinato scolastico che pensa alla propria preservazione, innanzitutto. Ha raccontato questo docente alla RAI che quei pochi docenti che intendono ancora lamentarsi di quello che succede si infilano nell'ascensore e mentre vanno in su e giù parlano. Perché altrimenti ogni espressione, ogni cosa sarebbe rendicontato dal bidello, dal custode e dai colleghi. Quando la scuola è questo. Io dico, signori, ma che cittadini formiamo? Si formano cittadini paurosi, si educa al conformismo e finisce la finalità stessa della scuola. Queste esperienze noi le raccogliamo in tutta Italia uniformemente, senza differenza, proprio come risultato di una feudalizzazione che è l'altra faccia dell'autonomia. D'altra parte, purtroppo, quando la scuola. Quando si decise l'autonomia non si pensò alla cosa più importante, formare una classe dirigente e selezionarla adeguatamente. Noi abbiamo oggi nelle scuole italiane quasi il 50% di dirigenti scolastici, che hanno oggi un potere enorme, vi ripeto, sono datori di lavoro, quindi non sono più funzionari, i quali sono diventati dirigenti scolastici senza mai essere stati selezionati, cioè non hanno vinto nessun concorso. Lo sono diventati con automatismi che si chiamano corso concorso, 100 lo fanno e 100 passano. Che comportava di stare al computer per testimoniare 10, 100, non so quante ore di aggiornamento, e l'unico requisito era aver fatto il vicario del dirigente scolastico per X anni. Voi potete capire se questa è una classe dirigente all'altezza di dirigere una scuola, i risultati si vedono. Le lacune di legge, le lacune di capacità gestionale del corpo docente, come vengono colmate? Qui il dirigente sono io e fa quello che voglio. Feudata, feudalesimo scolastico, fuga dei docenti, fuga nei trasferimenti, fuga chi può, doc un docente che non accetta che sia tarpata la sua libertà di espressione e di pensiero, se ne va in pensione prima possibile. Abbassamento della classe docente. Oggi la maggior parte dei docenti sono giovani che lo prendono come lavoro di ripiego in attesa di trovare un lavoro migliore. Quindi la qualità dei docenti oggi è più bassa, molto più bassa che in passato. Questo processo non può che ripercuotersi sugli alunni, sulla qualità dell'insegnamento. C'è qualcuno che si è divertito a collezionare documenti scolastici spesso uh, sono documenti in cui si veniamo sanzionati noi, e collezionare in questi documenti gli errori di grammatica, di ortografia e di sintassi commessi da dirigenti e da colleghi. Già questo rende l'idea di cosa sta diventando la scuola. Cosa succede? Succede che noi pochi insegnanti che ci prendiamo la responsabilità di dire queste cose, siamo praticamente presi di mira, ma non dal dirigente scolastico, dall'intera filiera gerarchica. Viene l'ispezione a scuola. E lì viene l'aspetto dolente. Le ispezioni sono ispezioni nella scuola preconfezionate per difendere comunque sempre l'autorità. Se c'è qualcosa che non va l'ispettore la copre, non lo menziona, manipola le informazioni, ci sono delle inchieste penali, è finalmente su questo aspetto anche proprio in Toscana. E di conseguenza ne deve emergere che la scuola si salva e tu rompi scatole di turno, sei un insegnante al, quale, al carico del quale scatteranno determinate calunnie, determinate misure disciplinari che servono da lezione. Tu diventerai l'impiccata al palo da mostrare. Signori docenti, avete visto cosa è successo a quel maestro? La lezione serve a tutti. Omertà, silenzio. Questa, la scuola sta riducendosi a questo recentemente RTV 38 la più importante tv privata della Toscana un anno fa, non dico un anno fa, esattamente il 19 marzo 2011, ci ha dato due ore e mezzo siamo stati in tre docenti a parlare con il volto, una si è fatta intervistare in cappucciata è una docente vera e eh, non è una persona che recitava, e ha detto la sua, e ha detto, signori cari, io ho paura a parlare nella scuola perché ho scoperto per caso delle irregolarità, e per il solo fatto di averle scoperto mi sento in colpa e ho paura perché un domani potrei subire delle ritorsioni. Quando la scuola è così, voi capite che è finita la finalità fondamentale, che non è quella di fare didattica, semplicemente, ma quella di educare. Di educare un cittadino capace di pensare, che abbia il coraggio delle proprie idee, che abbia senso civico e quindi non resta che prendere delle misure. Noi per ora abbiamo la sola arma della denuncia e dell'informazione e vi dirò anche che, quando alcuni di noi hanno superato il livello di un'informazione decente, detto in parole povere, quando si ha una discreta visibilità. Poi la scuola rinuncia a sanzionarci. Come dire, tenta sempre di intimidire la scuola a coloro che al primo, secondo o terzo tentativo si espongono. Se poi ce la fai ad avere una rischietta di visibilità, la scuola non ti sanziona più perché, come dire, sei sotto i luci dei riflettori e sai che, sanno che potresti essere ancora più pericoloso. L'appello che rivolgiamo noi è, da tempo, al legislatore di rivedere l'autonomia così come è stata concepita. È un'autonomia praticamente zoppa. Gli organi collegiali non contano assolutamente nulla. Vi posso dire che le delibere dei collegi dei docenti si potrebbero far meno di prenderle. Sono votazioni pleonastiche, assemblee spesso in cui nessuno prende la mano per esporre un pensiero critico. Quindi si potrebbe benissimo dare ai dirigenti il potere di decidere quello che vogliono abolendo i collegi dei docenti. Se non si provvede a ripristinare un meccanismo di democrazia vera nelle scuole, se non si provvede a porre un limite all'abuso di certi dirigenti scolastici, la scuola è destinata a perpetrare questo meccanismo che sta distruggendo non solo l'istituzione stessa, ma soprattutto rischia di fornire di formare generazioni di allievi, generazioni future che non avranno più la capacità di pensare, non avranno il senso civico, ma faranno i loro calcoli opportunistici, se conviene o non conviene dire quella cosa, se si rischia o non si rischia a dire determinate cose e questo è un'offesa per la carta più importante che abbiamo, che non è, scusate, il contratto collettivo nazionale di lavoro, è la Costituzione che viene calpestata nelle sue finalità. Aldo Bozzolini, gentilmente, è chiamato a dirci qualche parola. Stamattina avete visto, letto qualche cosa sul retro del libro, però lui vi illustrerà meglio le ragioni di questo testo. E anche qualche cosa su quella che è la sua esperienza diretta. Alcuni di voi hanno sentito stamattina alzare un attimino la voce quando ho sentito dire che il priore non era un prete, no? Io tante differenze sul significato di sacerdote e prete non, non mi sento di farle, nel senso che il, il, io lo chiamo priore. Comunque il priore, prima come persona, ha trovato qualcosa lungo la sua strada. Che l'ha portato a comportarsi, a convertirsi, a fare quel qualcosa che su quello che lui aveva trovato praticamente c'era scritto e ha cercato di farlo in modo coerente, ma non da solo, ma all'interno di una struttura già esistente, che era la Chiesa con i suoi pregi e quei i suoi difetti. Quindi io ehm, non è mia abitudine di solito intervenire o dare sulla voce a nessuno. No? Eh, però stamattina, quando ero lì dietro, dove c'è Edoardo, ora non sono riuscito a stare zitto. <ride> c'è un'altra cosa che vorrei dire: che eh, Manrico mi ha incastrato appunto con il mio libro. Ma io non, non sono venuto qui per presentare il mio libro, ma eh, nella speranza di riuscire a ehm, elaborare un, un ragionamento che, è, eh, diciamo, per molti aspetti, secondo me. È quello che il Priori ha fatto, ossia di essere aderente al mondo in cui è stato proiettato. Cioè lui non ha confezionato nessun progetto, ha accettato quello che a torto o ragione la struttura eh, Chiesa gli ha detto di fare. Lui è arrivato a Barbiana, il giorno dopo è andato in Comune a Vicchio si è comprato il pezzettino di terra nel quale ora è lì. Eh, a dormire, diciamo, ok? Dove è morto, dove è stato seppellito. L'aderenza praticamente è stata che lui per i primi due anni mh, diciamo di noi ci faceva solamente il dopo scuola, no? Io sono nato lì a, a Padulivo, eh, tutto quello che è successo per me è stato un qualcosa di dovuto, no? Come appunto un babbo che si deve occupare dei propri figli, no? Eh, e questo il priore ha avuto la, però la fortuna di arrivare in un luogo dove già, già c'era una, eh, una certa forma di, di, diciamo, di comunità no? ma che non era solamente barbiana, era una cosa comune dell'Italia dell contadina da allora cioè il, quello che oggi si, si spende come parola solidarietà allora era un modo di vivere in autonomia, eh, solidarizzando con chi ti stava vicino, perché per raccogliere il grano o per eh, raccogliere i marroni o comunque per eh, la vendemmia, le braccia che c'erano eh, nella singola famiglia spesso non bastavano e c'era bisogno appunto di «io vengo a aiutare te, domani quando eh, ne avrò bisogno vieni se a aiutare la mia famiglia». Questo anche grazie al fatto che, eh, per chi è stata a Barbiana, mh, partendo da Vicchio, praticamente Barbiana è su un, uh, sul Monte Giove. No? Quindi sapete bene che il grano prima matura in, in pianura, poi man mano matura sempre più alto. No? E, e quindi praticamente i contadini praticamente, di Padulivo scendevano giù a Birino, dove c'è per esempio il monumento dei Cadusi, eh, della rappresaglia appunto, di Padulivo. Perché loro avevano già fatto, eh, avevano già eh, mietuto il grano, avevano già fatto la barca nell'aia no? e le, la trebbia che partiva da Rabatta nel risalire praticamente la strada per arrivare su fino al castello e le casacce si fermava in ogni aia. No? Quindi, questa qui era la solidarietà che ho conosciuto io. L'altro aspetto e quello che mi ha spinto poi a scrivere questo libro, e questo lo ricorda benissimo anche Edoardo è che durante le marce eh, di Barbiana mi sono trovato più di una volta a eh, dare, diciamo, del, non volantini stampati, qualcosa di scritto, diciamo, con computer stampante. No? E nel 2009, e qui c'è un caso strano, mi sono trovato a dare appunto questo volantino anche a Veltroni, no? che già si era ripreso dalle varie basoste, eccetera. Eh, però diciamo, in contemporanea, tra me e Edoardo... Che lui aveva parcheggiato diciamo, il, il suo furgone lì accanto al, al monumento di Birino. Eh, trovammo una, diciamo una pergamena no? che tutti i comuni del Mugello avevano eh, deposto quell'anno eh, ai monumenti dei caduti che ci sono sparsi praticamente nel Mugello, siccome c'era la linea gotica ce ne sono tanti. No? E, diciamo questa è la, 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 la poesia quella di Calamandrei, no? dove dice che l'avrai, camerata Kesseling, il tuo monumento, no? ma per arrivare alla conclusione, ma con quale eh, sassi praticamente lo dovrai costruire, lo decidiamo noi, no? e che comunque finisce con la parola resistenza. In, questo, eh, in, questa, mh, eh, diciamo, in questa poesia di Calamandrei, in questo elogio alla resistenza fatto da Calamandrei, sia io che Edoardo eh, provammo subito un, un groppo alla gola, a per dire: Senti che testo forte è questo, no? dove si parla ancora degli italiani resistenti e combattenti contro l'invasore tedesco. Ma questo sentimento di groppo angolo gola durò, correggimi Edoardo se sbaglio, dico 30 secondi. Dice, ma noi siamo in Europa, cioè eh, sì, è bello come gesto portare questa pergamena, però mi sembra che. L'Europa come si fa a conciliare in questo, in questo contesto? No? Come mai forse ci venne in mente l'Europa, penso lo sappiate già anche voi, perché se no ci vorrebbe una serata per descrivere il tutto. Comunque fu lì quel momento nel 2009 che eh, fui costretto a cercare di elaborare qualcosa, di scrivere qualcosa. Non tanto per eh, osannare il priore che secondo me non ne ha bisogno, no? eventualmente siamo noi che abbi abbiamo bisogno di lui, ma ehm, per cercare di contestualizzarlo, cioè eh, se è vero come c'è scritto nella lettera professoressa che ogni popolo ha la sua cultura, a me mi sembrò subito evidente, e qui ci ho messo nella, nella parte di copertina, senza quei testoni di Montanari anche il Priore sarebbe stato un fungo sulla spiaggia, cioè a sintetizzare che lui non è stato mandato a Barbiana, cioè in un terreno eh, sterile. C'era di già un certo modo di vivere, di autosufficienza, sapere andare avanti con i propri mezzi. Che se non ci fosse stato l'esodo diciamo, eh, già in corso, cioè eh, l'Italia contadina che si trasformava in Italia industriale. Noi sì, sicuramente non sarei stato qui a parlare oggi, no? ma potevamo vivere tranquillamente con la nostra autosufficienza, tra virgolette, dove il vendere eh, le uova o i conigli giù il giovedì al mercato a vicchio era un mezzo per potersi comprare, per esempio, il sale e lo zucchero, quello che la terra non dava. A noi per tutto il resto eravamo autosufficienti no? e questo aspetto l'ho sentito maggiormente perché... Eh, specialmente quando dopo è morta anche mia mamma, ho detto no insomma, anche i nostri genitori se sono rimasti lì, quando mio padre una sera eh, a cena praticamente in occasione eh, la mattina dopo c'era Agostino Burberi con la sua famiglia no? e, e la sua sorella Graziella che abbandonavano Barbiana, ma il priore era ancora vivo tanto è vero la descrive lui in una lettera no? domani i Burberi ci lasciano eccetera no? Mio babbo, eh, comunista da sempre, tipo no? si mie parole, mi mette a sale lì a cena, mi fa, mangia praticamente la minestra perché lui la sera voleva sempre la minestra, anche di stare, okay? Ma, Vedi, anche i democristiani lo lasciano da solo, no? Non per nulla, eh, il mio babbo è voluto rimanere fino al 69 lì a, lì a Barbiana, quindi due anni dopo la morte diciamo, eh, del Priore. Secondo me se eh, si lascia da parte osannare come era eh, bravo il priore, come era verde la mia valle, noi dobbiamo rispondere a mio avviso a una semplice parola della nostra Costituzione che dice ogni cittadino ha il dovere di svolgere una funzione. Eh. Ecco, io nello scrivere questo libro eh, mi sono sentito appagato nel svolgere una funzione, cioè di testimoniare come sia stato possibile. Quello che molti eh, chiamano il miracolo di Barbiana e dire che non è stato solo un merito del Priore, forse la, la mia voce è una voce controcorrente, non lo so. Ma io non ho. L'affetto del Priore mi sembra che traspare insomma, in tutto quello scritto, però secondo me c'era un'ingiustizia di fondo nel non riconoscere che i genitori che prima lo, lo, lo tennero diciamo, in purga per circa due anni, fin tanto che non arrivò Michele il priore non era affidabile, cioè eh, mio padre era il tesoriere della compagnia eh, di Barbiana, compagnia del Santissimo Sacramento Sant'Andrea Barbiana, cioè che organizzavano le, le, le processioni, eccetera. No? Lui teneva il registro con tutte le cifre scritte sopra, dei confratelli che davano 50 lire per la K, 20 lire per i ceri, eccetera. No? Quindi se eh, Barbiano è stata possibile, è stata possibile grazie anche a questi sestoni di Montanari che dopo averlo tenuto in purga e con l'arrivo di Michele, tanto vero si guardate c'è una fotografia del 1956, quando lui si torna da Roma, dove Michele non compare. No? Perché noi eravamo eh, a Roma dalla zia Silvia. E arrivò questa telefonata eh, da parte della mamma del priore che c'era Don Palombo, che doveva presentare Michele, voleva affidare Michele, eccetera. Anticipammo il nostro ri rientro, diciamo, eh, ognuno alle proprie case, passando appunto da, da Via Masaccio, per prendere Michele, e il sentimento che, che si provò tutti, nessuno escluso, fu di una gelosia estrema, no? che nulla ha a che vedere praticamente però con quelle diatribe che ci sono diciamo, in corso. No? Io sono andato a, a leticare per due volte quando Michele era presidente della provincia di, eh, a Firenze e più, ho visto per due volte praticamente sia le segretarie che gli usceri con la cornetta e il telefono in mano per dire che questi due fanno botte. No? Ma andai praticamente... E dopo la morte dell'EDA a dire a Michele: Beh, ora eh, Barbiana non è più la casa che il priore aveva chiesto alla Furia di lasciare all'EDA fin tanto eh, Eda era viva, è libera, guardiamo di, visto che ci siamo stati insieme, di elaborare un qualcosa che possa servire. No? Poi io mh, mh, ho sempre considerato che se eh, trovo d'accordo con una persona è bene discuterci. E cercare però di elaborare sempre nuovi progetti mm, tenendo presente quello che diceva al priore se devi discutere dell'esistenza di Dio con un ateo non stare a perdere tempo tanto non riuscirà mai a convincerlo dell'esistenza o di qualche altra cosa lascia stare cioè. e così diciamo purtroppo forse anche sbagliando ho fatto eh, però consideravo ehm, che sarebbe stato eh, una cosa fatta bene e considerare praticamente non Barbiana come un luogo fine a se stesso dove è finita una certa esperienza non ci resta altro che non cose morte, okay? ma fare quello che la, la nostra terra, la geologia fa, cioè la stratificazione geologica, è lì la stratificazione praticamente di questa casa dove c'è stato il Don domognienico che c'è lì che avrà fatto qualcosa di buono anche lui anche se io lo sentivo come un'uggia, diciamo non c'è Don Mugnaini qui, nella fotografia lì dietro a Edoardo c'è il vecchio prete, no? Perché trovare praticamente un luogo dove c'è aria buona, no? Ci sono state delle persone intelligenti, eh, ci sono state delle persone di cuore che si sono spese, tipo l'Eda, la Mannati, la stessa Dele, eccetera, è una cosa positiva per tutti quelli, che anche andando a cercare i funghi, avendo nell'orecchio soltanto o Barbiana o Don Milani o qualche altra cosa si trovano lì e possano capire no, che, tutti, che tutti noi praticamente in questo mondo abbiamo un compito. No? Io sono nato come dicevo lì a Padulivo, sono stato a Barbiana fin dall'inizio, ma solo come dopo scuola, perché i primi due anni il priore eh, si interessava solo al suo libro Esperienze pastorali. E riuscim, riuscirono le nostre famiglie a considerarlo affidabile non solo per l'arrivo di Michele ma anche perché tutti i sandonatessi non l'abbandonarono un, tutte le domeniche c'erano macchine, motorini e pulma di questi che venivano quindi qualcosa di buono doveva aver fatto però per i montanari prima di dire che te sei affidabile eh, me lo devi dimostrare non una volta ma cento volte perché io il mio figliolo a te non te l'affido fin tanto che non ci posso mettere la mano sul fuoco, insomma, il concetto era, era questo. Quindi, e questo isolamento praticamente il priore l'avvertì. Eh? L'avvertì a tal punto che, dal. Mi dispiace di parlare solamente del mio libro, però purtroppo questo è il mio vissuto. No, volevo fare più un, un discorso più teorico, però insomma, vi racconto questo. Poi, io ho conosciuto praticamente il Priore come, mh, diciamo, una persona strana. Allora, quando c'è stato il, il trasloco, pioveva di rotto, no? Quando torna praticamente il mio babbo, insieme allo zio Gino, insomma, sono tutte, eh, diciamo, case attaccate l'una all'altra, anche lì a Padulivo, che erano andate con le treggie perché non c'era la strada... Sapete cos'è la trigia? È qualcosa che ti permette, è eh, trainato da, da, da animali, no? da, da vacche o da buoi, in coppia di due col gioco, ha eh, una, una stanga e una sale eh, di metallo con due ruote, su queste due ruote, come se fosse una biga degli antichi romani, però con ruote piccole, cioè di 60-70 cm di diametro, eh, su questo assale praticamente c'è un, un piolo di ferro, okay, sul quale c'è innestato una slitta. In montagna praticamente bisogna tutelare anche la, la sicurezza degli animali, quindi, fin tanto si va in salita i problemi sono relativi. No? Se però caricate su un carro, tutti cioè, abbiamo presenti come è fatto un carro, no? rote grandi, eccetera, squadrato come se fosse un piccolo rimorchio, solamente trainato da animali in discesa, cioè non nelle strade asfaltate, ma in discesa gli animali presenti non ce la farebbero a frenare, mentre con la treggia che ha la slitta, okay, il carico è posto su questa slitta, quindi fa da freno. Eh? Allora, il trasloco praticamente venne su per la trigiaiaia, si chiama così, dal fornello a Barbiana, mentre pioveva di quindi si bagnò tutti mobili, vestiti, tutto quello che c'era. No? Insieme però a questo, a questo prete, che però non arrivò quel giorno, arrivò il giorno dopo, no? eh, c'erano anche questi ragazzi di, di San Donato a Darmano. Quindi il mio babbo, operaio agricolo, ex contadino, mio zio Gino, il nerdone, eccetera, contadini, parlavano, ma chi ha fatto questo prete? Eh, no? A noi ci fa scuola serale, no? Ecco, la prima cosa che mi ricordo è che quando torno a casa, mi fece babbo, eh, però a me di scuola io la patente e ce l'ho di già, perché lui aveva preso durante il servizio militare la patente C. No? Dice, ma ci andrò lo stesso, perché la prima cosa che eh, pensavano di organizzare era per prendere la patente di motorino, cioè una cosa pratica, no? aderente alle necessità di allora. Eh, si va a piedi sempre a Vicchio, prima o poi si comprerà un motorino, per ci sarà la patente, ma non ci sa nemmeno soldi da andare alla scuola guida a Borgo, perché c'era solamente a Borgo. Vicchio è rimasto tuttora un piccolo paese eh, di origine medievale. Che nei confronti di Borgo, diciamo, Borgo eh, la puoi considerare eh, Firenze come importanza, e Vicchio è un po' meno delle piagge che diceva Sant'Oroge, no? Tanto per fare un è rimasto sempre un po' indietro. Vicchio, ora c'è Nanni, ma non lo voglio offendere. Che, tra parentesi, però, <ride> ciao, Vicchiesi, che a, a me di Padolivo. Per me il vecchio era sull'altra sponda, cioè, ma fisicamente sull'altra sponda della sieve. Ma la, 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 la sudditanza mentale, cioè la, la timidezza mia nei confronti di un vecchese era. loro sapevano vivere, noi non si sapeva fare nulla, cioè, si sapeva fare tante cose, però ehm, si sapeva, mi sentivo veramente inferiore. Quindi, loro eh, sentirono che questo prete aveva organizzato questa, questa scuola serale e pensarono subito alla patente del motorino. No? Il giorno dopo arriva anche questo prete. Quando torna la mia mamma da dare mano a lei, da sistemare un po' le cose, perché ci fu un periodo di convivenza tra la vecchia famiglia di Don Torquato Mugnini, quella che per una decina di giorni praticamente convissero e quindi non c'erano nemmeno gli spazi per organizzare la scuola però mi ricordo la mia mamma tornò con eh, questa insalatiera che gli aveva portato la zuppa inglese non so se, se sapete cos'è la zuppa inglese no, fatta in casa cioè, eh, ma lo sai c'è la macchina da scrivere Perché, immaginate che quando si andava a Vicchio si andava lì all'anagrafe eh, nel comune di Vicchio c'era questa impiegata, zittellona, che buciava con tutti, quindi immaginate, veniva un contadini, gli portavano l'uova e mezzo coniglio per farsi fare un certificato che lei avrebbe dovuto fare in modo gratuito, no? Il ticchettino della macchina da scrivere lo sentivi dietro, cioè era una cosa eccezionale, no? Allora la macchina da scrivere. c'ha la macchina da scrivere, se andate a Barbiana ve la farà ad anche a voi, ecco. Io sono andato a Barbiana solo per mettere le mani sulla macchina da scrivere, il resto non me ne fregavo assolutamente nulla, no? proprio detto, detto così, papale papale. No? In sintesi, il mio percorso è stato dall'inizio fino al 1962, quando, dopo aver provato praticamente ehm, a fare anche eh, vita da sindacalista, ok? Eh, insieme a Michele decisi che io non avrei fatto né sindacalista né maestro perché non me ne pregava assolutamente nulla di fare queste due cose io rimproveravo il priore di aver messo su una scuola eh, superficiale mh, dove praticamente l'unica materie che venivano approfondite erano italiano, storia, geografia, ma eh, di matematica poi ne abbiamo fatta tantissima, abbiamo fatto anche tanta trigonometria. Eh, però è stato un contentino per farci rimanere ancora lì. Eh? Però per quanto riguarda le materie tecniche a me piacevano di più, non, non c'era modo, bisognava sempre aspettare l'ultimo che arrivasse eh, no, a, a risolvere eh, l'espressione algebrica oppure un sistema con due o tre espressioni, eccetera. No? Il discorso praticamente bisogna aiutare il prossimo, bisogna che l'unico scopo della vita è quello di aiutare gli altri, eccetera. L'ho sempre considerato, anche se poi dopo non mi sono comportato così, l'ho sempre considerato un suo punto d'arrivo piuttosto che un mio punto di partenza. Anche se devo riconoscere che una volta finito poi Leonardo da Vinci è diplomato con anche. Io ho preso il diploma a Leonardo da Vinci solo perché in quinta, che non avevo più voglia di fare niente, il caso volle che si ruppe un tubo dell'acqua, allora non esistevano gli escavatori, ma esisteva solamente la pala e il piccone e mio babbo che nel frattempo è stato assunto come manovale al comune di Firenze nel reparto acquedotto era per l'appunto davanti al cancellone dell'Istituto Tecnico Industriale Leonardo da Vinci di Firenze con, eh, non si dice, con la Susa tipo da sommozzatore no? con i gambali alti così degli stivaloni con la Mosa che ce l'aveva da tutte le parti. No? Lì disse no, eh, non ho più voglia di studiare perché vedo che non, è, eh, non si ottiene quello per quale siamo partiti, cioè avere le conoscenze giuste. Per entrare nel mondo produttivo no? eh, però vedendo mio padre praticamente immerso in circa un metro di Mosa insieme ad altri operai insomma no? insieme ai babbo di silvano salimbeni lo ricordi eh, lì e disse no eh, bisogna in tutti i modi mi devo dare da fare per prendere il diploma no? e eh, così è stata l'unica volta che sono andato a settembre e la, a settembre ho preso il diploma diciamo di, di perito industriale okay? diciamo per un fatto appunto di riconoscenza eh, diciamo nei confronti di Babbo e questo discorso qui me lo sono portato dietro per diverso tempo fino a non, non dico che i genitori sono diventati eh, gli attori principali di quello che ho scritto però sono dei coattori no? cioè quell'esperienza per me è, è stata possibile solo perché c'era un ambiente che non distraeva, c'era la motivazione forte che te di qui, te Bozzolo, io come soprannome mi chiamo un Bozzolo perché il mio cognome è Bozzolini. E quando vai a Vicchio ti, ti senti inferiore. Come puoi pensare un domani che quello che tu babbo, la tua mamma o tu, e i tuoi parenti qui fanno e che non servirà a Firenze, non servirà a Sesto, non servirà in fabbrica? saper eh, riparare la pompa a colpo d'arese, saper eh, tutto quello si sapeva nel mondo contadino, però c'era diciamo già una sua cultura nel nuovo, diciamo nel nuovo mondo non ti serve, ti serve solo un qualcosa che ti dia la possibilità di sentirti uguale, cioè da poterti confrontare con gli altri alla pari, cosa che io quando ero figliolino con uno di Vicchio insomma mi metteva in soggezione. Voi perché avevo un po' gli orecchi a sventola, voi perché avevo pantaloni rammendati, invece a Vicchio c'erano persone tutte più, e ragazzi anche, vestiti meglio di noi, mi sentivo sempre, diciamo così, in, eh, inferiore, no? Quindi, dopo aver contestato appunto il periodo del 1962, insieme alla Dele, che mi diede una mano anche lei, che qui non c'è chi ha scritto, per, ma anche lei per appunto nel 2009 è partita nello scrivere il libro che ha poi pubblicato, no? Quindi a volte ci sono dei meccanismi che, eh, non so, io con la tele sì, sono buoni buon rapporti, però ci si vede una volta ogni 5-6 anni, no? Però, caso nel 2009 si vede scattato qualcosa che sia io che lei abbiamo dovuto scrivere qualcosa. Ma, eh, questi sono misteri, diciamo, della vita. Eh? Dopo aver contestato praticamente il periodo e essere riuscito ad andare, con l'aiuto anche della tele, a prendere il diploma di terza media perché e non potevi iscriverti alle superiori se non avevi il diploma di terza media, sono eh, andato appunto a Leonardo da Vinci dove ho preso questo diploma. E, eh, essendo stato riformato al servizio militare, eh, approfittai dell'occasione eh, che la vita appunto mi, mi presentò di non andare subito a cercare lavoro, ma questo qui bisogna sia onesto, cioè in un certo senso di tacitare la mia coscienza eh, che mi diceva: Ma te per anni, per 5-6 anni, sei stato additato come colui, e Neve è qui presente, ve lo può confermare. Che ha tradito Barbiana, cioè eh, il messaggio di Barbiana era un altro: Se tu vai a studiare per i cavoli tuoi, tu vuoi fare i soldi, tu vuoi fare, no? niente di tutto questo. Tanto è vero che. Le, le, Caso ha voluto che sono stato a lavorare in modo gratuito alla risistemazione di una casa, sempre per questa Adele, Adele Corradi, che aveva eh, deciso, dopo la morte del priore, di accogliere, anche se non era sposata, il Marcellino, che forse molti di voi conosco, e i suoi fratelli. Dopo questo, circa sei mesi da, da lì, sono andato a lavorare per un altro anno e mezzo, quindi allungando, perché allora il servizio militare era 18 mesi, a lavorare sempre in modo gratuito anche per, eh, per dire, insomma, non è vero, insomma ho tradito tutto quello di Barbiana Insomma, due anni della mia vita, qui brontolio di mio babbo dietro, tutte le sere tornava e diceva: Ma te tu sei un bischero, tu vedi tu, Carlo va a lavorare di già lì a Pignone, quell'altro va lì in via Cimarosa, e quegli altri portano soldi a casa e te no, ma insomma, faceva io. io non tu mi hai chiesto di mettere mai il mondo, gli diceva mio babbo. Io lo stretto indispensabile ora mi veniva un'altra parolaccia. Insomma, no? Io, ehm, mi, per il mio stretto so, diciamo, sostentamento, mh, riesco con quel poco che riesco a guadagnare a sopravvivere. No? Se poi ogni tanto tu mi dà 5.000 lire per mettere la benzina nella lambretta, ci mangia anche la pizza. Insomma, no? eh, il discorso era questo qui e. Ehm, forse proprio a questo fatto di essere sempre stato additato come, non so se la parola è giusta è un tore, ma insomma il traditore di Barbiana, no? ehm, ho fatto il mio percorso in modo del tutto, diciamo, isolato, tra virgolette, no? senza appartenere a nessun gruppo, eh, né di Calinzano né di Barbiana, né... ho fatto la mia strada... Eh, così normale, sposato, due figli, oggi sono nonno e due nipoti, spero non arrivi qualcun altro, si darà a vedere. Se dunque è successo un'altra cosa, eh, nel 1967, 1997, a 30 anni praticamente dalla lettera della professoressa, dalla morte del priore, eh, regolarmente ogni 5 o 10 anni ci sono delle celebrazioni. No? Io ho sempre considerato con un certo fastidio tutte queste celebrazioni, eh, celebrare il 2 giugno, celebrare la lotta dei partigiani, celebrare la vittoria, eccetera, perché mh, avvertivo, sicuramente sbagliando, il pericolo che eh, per fare qualcosa è sufficiente parlarne. No? E tanto è vero, poi la mia zia Cina quando sì, in un momento di sconforto gli disse «Ma guarda, in effetti anche noi di Barbiana...» eh, ma che ti preoccupi? Guarda noi, si è fatto la lotta partigiana, no? eh, Qui sul Monte Giove, eccetera, perché eh, si era spinti da, 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 un, da voler costruire qualcosa di meglio per i nostri figli, guardando siamo, se tutti noi avessimo fatto un pezzettino, ma lo sai, sicché non te la prendo, e Questo discorso qui, insieme ad altre considerazioni, mie, mh, mi ha messo più volte diciamo, eh, in crisi, no? fin eh, appunto nel ritrovare questa fotografia del periodo sulla nazione del 97, dove Edoardo e Giorgio Peorini presentavano eh, la cassetta che c'è in allegato ai, ai che era ancora quello della televisione svizzera il viaggio in Italia della lì alle piagge da Don Santoro, no? Quindi, siccome era una cosa che io non conoscevo proprio perché non ero mai stato senza, dal 67 in poi a nessuna manifestazione, perché la una cosa. Cioè, per me, il, il priore da solo non avrebbe fatto niente se non eh, dipingere dei bei quadri, no? oppure si sarebbe trovato a fare appunto il fungo sulla spiaggia e un fungo sulla spiaggia mh, mi sembra che non nasca mai, no? ci vuole il terreno fertile, quindi il terreno fertile non era, non era stato preparato dal priore no? mm, e i nostri genitori avevano avuto il coraggio di continuare a starci, no? mentre altri avevano deciso di, di abbandonare per esempio Baribiana. Quindi io mi trovo nel 1997 a... Eh, però sono 30 anni dopo 30 anni i figlioli cominciavano a averli già grandi no? eh, bisogna cominciare a rivedere non tanto fare un esame di coscienza ma eh, siamo sulla strada giusta, bozzolo oppure no, si scantano un attimino quindi quasi per celebrare eh, questi 30 anni scoprì per puro caso nel catalogo del, del mulino un libro che parlava di scuola cioè l'istruzione in italia Due punti. Solo un pezzo di carta, che eh, è un libro praticamente composto da vari saggi, no? dove viene analizzata la scuola italiana e paragonata con altri modelli di scuola, compresa quella tedesca, dove praticamente ho potuto fare un parallelismo con lettera a una professoressa, con l'unica differenza che lettera a una professoressa ha un linguaggio comprensibile a tutti. Mentre questo libro, che è anche bello, cioè perlomeno per me è stato eh, ed è tuttora bello, mh, è, è scritto a base di equazioni integrali, derivate, eccetera. Quindi io tutta quella parte lì l'ho tralasciata. Però dice: Che cosa c'entra questo libro con, con il priore? No? Eh, arrivo a un certo punto... ...quello che mi dava noia per esempio anche di... di ...su di Barbiana... ...era questo... Ehm, ...ora è arrivato Stefano... ...quindi uso la parola che mi ha detto lui di dire... ...no, quest'odio contro il ricco... ...no... ...io dissi no, a me mi dava noia invece la lotta di classe... ...no, questa... ...perché c'avevo accanto... Il, ...la famiglia De Galardi... padroni di, 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 di Padulivo che non erano così dei delinquenti, o del, de no, de, cioè erano delle persone normali che io frequentavo, che loro frequentavano casa mia, eccetera. E quando Edoardo ieri ha letto appunto eh, la pagina 71 di Letta alla Professoressa, dove parla del padrone, eh, il concetto di padrone cioè per me il padrone era la famiglia eh, proprietaria dei luoghi di lassù. Il padrone vero è tutta un'altra cosa, insomma. No? E, quindi, quando io mi sono trovato a leggere su questo libro una eh, valutazione fra due sistemi formativi, tra il sistema formativo privato e il sistema formativo pubblico, no, Ha detto: ma eh, questa è lotta di classe. No? Mm. Tanto ve lo dico così, poi se non vi annoiate annoiato ve lo leggo pure, tanto sono due o tre frasi lo stesso. No? E da questo discorso che ho detto, beh, qui bisogna ricominciare a, rile a rileggersi un attimino il che gli ha scritto il priore. No? No? Poi ci siamo continuati a frequentare, tra me e Edoardo principalmente, a quando eh, poi mise eh, l'esperienza di Barbiana sul sito no? www.barbiana.it, eccetera. E... Fino praticamente ad arrivare a circa una decina di giorni fa, eh, così si taglia un sacco di storia. Che eh, dovendo venire qui, mi devo approfondire un attimino eh, quello che è stato scritto, no? E mi sono tirato giù delle, le, diciamo, le frasi più celebri del lettere a una professoressa, mi sono, eh, diciamo, sottolineato però con l'intenzione di vedere se c'è in queste frasi un appiglio a quello che noi si può fare oggi, legandosi a un altro librettino che c'è qui sotto, non so se voi ce l'avete, ma no? questo coso vecchio qui di Spadolini e Lomise, no? Eccetera. Perché credo che noi, eh, oltre che parlare, quando dico noi, dico, intendo noi di Barbiana e quelli che eventualmente in Barbiana hanno trovato qualcosa, no? Quindi se, se ci ho trovato qualcosa io, eh, dopo averlo, diciamo, contestato no? anche se poi tutte le volte che veniva a Barbiana anche se arrivava un punta di piedi c'era sempre qualcuno che mi faceva un posto per stare a sedere no? quindi insomma però eh, eh, io quindi mi, ho, ho riletto ho letto una professoressa con quest'ottica no? per vedere ma eh, erano cose inventate dal priore eh, la lotta di classe eh, oppure c'era un qualcosa che lui ci voleva dire, cioè che lui l'aveva conosciuto ma dall'altra parte. Quindi per essere chiari si parla sempre di lotta di classe, è inutile dire classismo, lotta di... cioè è lotta di classe, punto e basta. Se siamo insieme non c'è lotta, no? Oggi siamo in un mondo dove c'è la globalizzazione e quindi c'è la competitività, no? Competitività non fa rima con solidarietà, se non per l'accento, insomma, mi sembra, no? Quindi, Dio, ma di tutto questo che noi abbiamo rimuginato, sentito, detto e del quale spesso si va in giro, eh, io personalmente, poche volte, a parlare di questa esperienza come di un qualcosa di veramente eh, profondo e significativo, no, di oggi che cosa si può, eh, si può salvare? No? La prima frase è: Lucio, che aveva 36 mucche nella stalla, disse: La scuola sarà sempre meglio della merda. Beh, questa è una frase che nessuno ha la possibilità di smentire che qualsiasi tipo di scuola è meglio della merda delle mucche, no? Però come si legge oggi questa frase? Eh, questa frase oggi praticamente i contadini non ci sono più. Il lucio non c'è più, diciamo, allora in un mondo rurale come si potrebbe leggere? Beh, quanti anni aveva Lucio? Lucio aveva 12 anni, no? 12, 13 anni e i ragazzi di oggi 12-13 anni che stanno a sabbiare i jeans non direbbero praticamente merda ma direbbero che la scuola è sempre meglio della sabbiatura dei jeans che fa male anche alla salute quindi qui c'è diciamo un primo aggancio di... okay. poi eh, l'altra frase che la pagina successiva eh, a pagina 14 Degli altri e il altri mio, no? Del la da solo è la E anche queste sono delle belle frasi, no? C'è una bella definizione di politica. E quando uno va da solo, tipo io, praticamente quando decisi di uscire da Barbiano e andare a Doven, ero lavaro, no? Eh. E come si potrebbe interpretare oggi questa frase, praticamente? Beh, se penso un attimino a Barbiana mi viene in mente praticamente, eh, allora si parlava dell'Europa, no? c'era il MEC, un qualcosa da costruire, quindi si potrebbe dire che questo appiglio con l'oggi potrebbe essere, eh, come mai non c'è un governo europeo, no? come mai ci sentiamo ancora italiani contro tedeschi, come mai eh, l'Europa ha messo a partorito solo una moneta, che però non ha un'istituzione eh, non ha un governo unico, cioè essere europei vuol dire riconoscersi perlomeno in un organismo che dà l'indirizzo politico sia interno che eh, estero, no? noi si viaggia ancora, gli italiani dicono, anzi i padani dicono una cosa, i palermitani ne dicono un'altra, i sestesi ne dicono un'altra ancora, i livornesi un'altra ancora, i fisani, ok? Quindi è rimasto un qualcosa di vuoto. Eh? Un altro aspetto praticamente, che mi ha eh, convinto a, a scrivere in modo sincero tutto quello che io mi ricordavo da allora, perché io mi reputo uno dei pochi fortunati che ha frequentato la scuola di Barbiana perché non ho nessuna lettera del Priore, perché io stavo lì. Quando siamo andati all'estero, praticamente non ci si scriveva perché in Francia. Nel 61 andammo addirittura col priore, poi lui ci lasciò lì perché morì la mamma di lei, della nonna Giulia, e io venne affidato, perché non avevo ancora fatto 14 anni, a Gigi Cerbai, e, e quando siamo andati poi nel 62, mh, si doveva stare lì 15 giorni, si è scritto qualche, qualcosa, ma non c'è stata quella, ehm, come si dice, quella scrittura di lettere ciclostilate o tipo circolari come vi può raccontare Nevi quando erano in Inghilterra, eccetera, perché era un, eh, un viaggio che comunque avrebbe avuto da lì a breve, breve tempo praticamente un ritorno. No? E questo praticamente mi ha permesso di non cadere nella tentazione di dover tirare fuori ogni tanto un pezzettino di fogliolino questo di Don Milano e giustificare l'edizione di un libro. Ridirò no? mm, un'altra volta la parola libro. Uh, piace il padre Ottavio è andata via ma io non ho voluto nel titolo praticamente né, che si facesse riferimento alla parola a priore Lorenzo o Milani eh, proprio perché l'ho sempre considerata un qualcosa di, di più per far cassetta no? lei mi insomma non è stata molto contenta ho detto, eh, io lo fo così oppure non lo fo eh? andiamo, andare, andiamo ancora un altro pochino più avanti poi eh, sempre in lettera a una professoressa, a pagina 22 si parla delle lingue, no? Eh, Sono tutte esperienze praticamente vissute, eh, vissute sia io che Nevio che Edoardo, eccetera, no? Quando dice praticamente, negli ostelli avevo comunicato con ragazzi d'Europa e d'Africa, perché le lingue si studiavano su dischi, no? In Africa c'è andato francuccio, no? Ero tornato deciso a imparare lingue a tutto spiano, molte lingue male piuttosto che una bene, pur di comunicare con tutti, conoscere uomini e problemi nuovi, ridere dei sacri confini delle patrie. No? Se pensate un attimino, 67-65, già c'era stato il discorso dell'obiezione di coscienza, eccetera. Però c'è anche. Ridere dei stati i confini delle patrie è un qualcosa indivenibile perché ancora c'erano i confini. Cioè, quando si arrivava a Ventimiglia c'era eh, la polizia che ti controllava, insomma, no? E quindi praticamente il tipo di scuola lì ci ha messo nel, nell'orecchio che volenti o nolenti siamo tutti fratelli, si deve abbuzzare di farsi le guerre e dovremo eliminare anche i confini, perché i confini non devono esistere. No? Quindi, praticamente tornare dai viaggi all'estero, convinti eh, ancora di più di dover studiare lingue. No? Ora vi dico un, una cosa mia personale, però non voglio sembrarvi: migli Babbo migliore di quello che sono. No? Quando ho avuto uno dei miei figli, no? Io ho due figli, non vi dico quale, che eh, doveva scegliere dopo le medie che cosa fare. Eh, nonostante mh, avendo condiviso questo pensiero cioè che la prima lingua deve essere un successo per i ragazzi dopo averlo sperimentato personalmente io quando siamo andati in Francia per ben due volte eccetera eccetera alla eh, ragioneria ha detto no, te devi fare il tedesco così dopo andrai a lavorare in banca saprai il tedesco eccetera morale della favola, fiasco fauroso. quindi eh, io stando a Barbiana eh, ho vissuto un'esperienza che mi ha permesso anche di sbagliare, insomma, non è perché sono uscito da Barbiana, anzi, se eventualmente non avessi sbagliato, forse a uno dei due miei figli gli avrei dato... Avrebbe avuto la, la strada, diciamo, spianata, più facile. Eh? Un altro motivo per andare a scuola, per esempio, si può trovare... A pagina 34, sempre di lettere una professoressa, quando, il priori, cioè quando in lettere una professoressa si parla di, di Giancarlo Fessina, soprannominato Tranquillo, che era stato respinto dalla scuola pubblica e mandato su. A Barbiana e c'è una lettera praticamente del priore dove eh, racconta che lui se la sta godendo perché vede tranquillo che si sta eh, mangiando questi due professori di, di statistica no? che gli contestava praticamente i dati, che, ma no veramente eccetera. No? Quindi come si fa a far sì che tranquillo? Quindi un ragazzo respinto dalla scuola provi soddisfazione. No? Studiare per uno scopo nobile, sentirsi fratello di un milione e bocciasi insieme a lui e godersi le gioie della vendetta per sé e per loro. Quindi l'eterno professoressa non è stato altro che una vendetta, era no? una vendetta eh, servita in punta di, 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 di spadaccino, di, di forchetta e coltello. No? Poi a pagina 35 c'è un'altra frase che dice la scuola ha un problema solo, i ragazzi che perde, e eh, questo è vero, è la stessa cosa c'è scritto qui nell'istruzione in Italia, anzi in modo forse che si è aggravato ancora un pochino. No? Quali rimedi proporre non lo so, mi bisognerebbe trovare secondo me uno scopo, perché quando sostiene praticamente che è, è agli svogliati basta dargli uno scopo, la domanda mia è siccome non sono del mondo della scuola, qual è l'obiettivo da raggiungere? Per un ragazzo che non ha voglia, che è limite, ha, o, o i babbo gli dà la paghetta, se non glielo dai i babbo c'è il nonno ogni tanto e quindi preferisce andare in giro col motorino piuttosto che andare a scuola. No? Se per noi erano valide allora eh, le idee che circolavano nell'aria, ma non imposte dal Priore, ma perché era, i tempi erano quelli, cioè... Il, la ceca, l'Euratom, eh, eccetera, eh, si vivevano, c'era questa proiezione nel futuro che noi avremmo dovuto non solo andare a vivere eh, in città o in paese, ma con la prospettiva di essere cittadini di un'Europa, quindi come eh, futuri europei, cosa che attualmente mi sembra ancora non ci siamo. No? Alcuni praticamente hanno detto che lettera a una professoressa è stata il. Eh, il librettino rosso praticamente del 68 per dire non bocciare. No? Allora, mi sembra che chi lo dice praticamente ci ha capito ben poco perché a Barbiano non è mai stato detto non bocciare, ma non è stato nemmeno scritto. Tant'è vero c'è stato scritto un'altra cosa, cioè devi bocciare solo in terza. Tant'è vero gli analfabeti, rivolgendosi alla, alla professoressa, gli, analf gli analfabeti che aveva a prima media sono ancora analfabeti. Se li è solo levati davanti agli occhi e lo sa bene, tant'è vero che a terza, boccia poco, 7 a prima, prima media, 4 a seconda, 1 a terza, il contrario esatta, esatto di quello che doveva fare. Eh? Poi c'è, po' eh, un attimo più veloce, la selezione, un altro paragrafo, eh, pagina 63, dove dice praticamente 1.031.000 respinti l'anno. no? A pagina 67-68 poi dice respingerli prima che afferrino le leve. Non per nulla, gli esami sono di origine prussiana, quindi allora questo concetto di lotta di classe no? è una cosa praticamente che, eh, che non l'ha inventata diciamo, il priore, cioè se uno va a vedere le parole dice beh, però potrebbe essere anche una forzatura del priore. No? Se però eh, andate un attimino avanti a pagina 71, subito prima del, del, del padrone, eh, no? si raccolse al Caltargirone un congresso di grossi proprietari che propose per tutta riforma l'abolizione dell'istruzione elementare perché i contadini e i minatori non potessero leggendo assorbire idee nuove. Eh? Dopodiché c'è cioè, anche Ferdinando Martini era sincero, chi era eh, eh, Ferdinando Martini a esempio del governo Giulitti eh? 1888. Eh? Anche Ferdinando Martini era sincero, lamentando l'apertura delle scuole secondarie alle classi inferiori disse 1888. Eh? Poi disse lui che cos'è. Per questo crebbe nelle classi dirigenti. L'obbligo di sforzi senza riposo per non perdere addirittura ogni prevalenza politica ed economica. Questo sempre riferito a un discorso di dare la scuola a, a chi ne aveva bisogno, cioè ai poveri. No? Quindi, poi c'è un'altra eh, cosina eh, bellina a proposito, che però si va troppo onda: eh, c'è un, un passaggio che andrebbe proprio, eh, come si dice, per quello che sta succedendo oggi dell'antipolitica. Eh? Vi lascio a voi trovare la pagina dove è scritto, io ve lo dico per, eh, con parole mie e non per quelle che c'è scritto, però sono scritte qui sopra. No? E, quando si sente dire a Firenze, rottamatori, non rottamatori... Che cosa bisogna rottamare, no? Credo si compia un. Eh, bisognerebbe essere un pochino più precisi così come non sono stato io stamani, no? Bisognerebbe rottamare le idee, no? ne, Non le persone, perché eh, le persone hanno bisogno di essere sempre eh, tenute in, in considerazione, no? Io posso rottamare praticamente tutte le idee vecchie, ok? Eh, fino a, a dire ma eh, questi che stanno a Roma ma che cosa fanno Prendono un sacco di soldi eccetera eh, se si legge sempre professoressa si scopre praticamente che lo statuto albertino eh, la funzione di senatore praticamente eh, non dava diritto né a stipendi né eh, a indennità cioè doveva essere eh, così gratuita no? e priore in professoressa eh, dice sì questo eh, è un modo molto raffinato no? eh, di dire solo chi ha soldi può fare politica, mentre invece no, bisogna che ci sia tutti i controlli necessari che ci devono essere, ma chi decide di fare un certo percorso politico non deve essere solo esclusivamente colui che ha la ricchezza dietro, no? ma chi ha delle idee dietro, poi dovrà dimostrare come spende quei soldi, se li spende male, eccetera, verrà trattato come tutti, insomma, no? Tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge. no? E, e questo passaggio qui praticamente, con questo passaggio voglio finire perché sennò no, posso continuare un'altra giornata intera ad annoiarvi. Grazie. Sì, eh, questo me lo devi far dire in tutti i modi. Va bene. Purtroppo questo libro qui mi sembra che ancora non sia stato stampato perché. E perde tutte le pagine, no? Quindi non è stato un collato. Però, ehm, perché vi voglio dire questo libro? Perché l'ho trovato anche poi in Calamandrei, così, girando per internet, no? Questa praticamente fa parte de della seconda appendice della lettera a Don Piero, no? Questo libro qui è stato stampato nel 1958, no? Però mi sembra che ci sia eh, tanto... Ancora dell'attualità. No? Dice: quando la disoccupazione è a certe cifre, diventa il più importante problema della situazione politica, economica e sociale. Sul piano del mercato del lavoro, è lei che determina la condizione di inferiorità dei lavoratori rispetto ai padroni. Finché c'è lei, i lavoratori raggiungeranno, non raggiungeranno giusti salari e umane condizioni di lavoro. E dico, bah, eh, mi sembra che, che oggi è così, i precari devono accettare quello che mi è detto di fare, perché se no non gli verrà rinnovato il contratto, no? E a pagina 461 c'è ancora un'altra cosa, che secondo me è importante, però ve la leggo, no? e dove affronta appunto il, il problema che viene chiamato il meccanismo autonomo, no? Che io interpreto come mercato. Cioè veniva già rimproverato allora da un illustre professore che nelle note si chiama professor Saraceno, però sono andato su internet e ho mai riuscito a trovare che cosa avesse detto in preparazione praticamente del piano Vanoni, no? il primo eh, modo di far pagare eh, le tasse agli italiani, allora, no? E questo professore praticamente dice che il meccanismo autonomo dell'economia italiana in questi ultimi anni ha dato il sopravvento al processo di aumento della produttività, ma non bisogna dimenticare come l'incremento dell'occupazione costituisca per l'economia italiana un obiettivo altrettanto importante. Si tratta cioè, come si sarebbe dovuto trattare per il passato se non ci fosse... Se non ci si fosse abbandonati al meccanismo autonomo, quindi al mercato, alla, alla legge eh, no, domanda-offerta, di ricercare un punto di equilibrio tra investimenti di tipo intensivo destinati a migliorare la produttività e investimenti di tipo estensivo destinati ad aumentare i posti di lavoro. E, bah, insomma, se questo eh, nel 1958 ha scritto questo riprendendolo da un professore che stava preparando il piano Vanoni. E questo professore dice che già allora l'Italia è indietro rispetto all'Europa, ma mi sembra sia un testo in effetti che dovrà essere forse stampato tra, tra breve, perché insomma le pagine svolazzano qua e là. Con questo ho concluso. <ride>